Tutti benvenuti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per andare a parlare del recente successo di Matteo Berrettini su Andy Murray al terzo turno degli US Open. Murray e Berrettini batte Murray per il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 6-3. Una partita che è stata complessa perché ce lo si era da aspettare. Partita che si è disputata quest'oggi. In mattinata, inizio di pomeriggio, orario locale e di pomeriggio inoltrato e inizio sera nell'orario italiano. Allora, io l'ho vista, è stata una bella partita, onestamente. Berrettini è stato bravo, un po' fortunato perché la fortuna serve in qualsiasi circostanza. Bravo e fortunato a fare un po' un escape nel quarto set perché si stava mettendo male. Io mi aspettavo che saremmo andati al quinto. Però Murray male, cioè nel senso nel quarto set Murray un po' mi ha deluso, nel senso per come si era messa, era lui il favorito per portarsela a casa, non ce l'ha fatta. Berrettini che gioca una buona gara, diciamo che non è mai brillato in questi tre incontri, però lo possiamo accettare. L'importante è passare, al prossimo turno mi aspetto che sarà di livello. Incontrerà Davidovich Fokina che secondo me non è un brutto avversario da beccare, considerando tutte le circostanze, considerando il fatto che Berrettini non è più testa di serie alta, è testa di serie numero 13, testa di serie numero 13 equivale ad avere e correre il rischio di incontrare bestioni, come li chiamo io, al quarto turno. Che poi se come bestione al quarto turno hai Ruud, che su queste superfici ha dimostrato di essere un giocatore normale, poco più, ok, ma se hai un bestione che su queste superfici ha fatto per dire semifinale, se non sbaglio, comunque ha fatto bene. Non è che sia stato eccelso in questa superficie, però comunque, nel senso in questo torneo. Però comunque, diciamo che se come bestione, come li chiamo io, è Tsitsipas, cioè non è un avversario sicuramente nefasto. In questo caso le proiezioni del tabellone e dello spicchietto non si sono avverate. Per nostra fortuna è uscito anche l'amico Fritz, Rubio sta battagliando contro Tommy Paul. Penso che non abbia vinto il terzo set, l'ultima volta che ho controllato l'esito stavano 6-1 o 5-1 al tiebreak del terzo set dopo essere stato inseppare. Vediamo comunque, potrebbe essere un potenziale avversario di Matteo ai quarti. Comunque stiamo parlando di questa partita. Ovviamente iscrivetevi, fondamentale, like, condivisione. Questo video deve arrivare. Cioè condividere, commentare, iscrivervi è essenziale. Questo video deve arrivare a tutti. Parenti, amici, animali, sassi anche. Diciamo che i primi due set Murray ha fatto. Ci sono stati due game, uno per ogni set in cui ha giocato male, al servizio e Berrettini ha giocato bene in risposta. Più o meno nel terzo set Murray, cioè Berrettini, si è fatto sfuggire dell'opportunità che rischiamo di costare caro perché se fossimo andati al quinto, lo so ragazzi, se Milano non lasciava essere palle era un flipper, lo sappiamo tutti, però per dire un quinto set sarebbe stato complesso perché comunque Murray in qualche modo riusciva a sghignarla, non so se si possa dire, magari se ne mette un termine sul momento, chiedo venia in caso, magari Murray riusciva con qualche sotterfugio a portarsela a casa, sarebbe stato veramente un grande problema. Che Murray sembrava avere più controllo del gioco, ma poi Berrettini è un giocatore alto, poco mobile, magari ha molti difetti, cioè nel senso essere così alti, così pesanti, così possenti, può portare a svariati difetti, ma in queste situazioni Berrettini praticamente fino al break l'ha salvato al servizio, nel senso che solo di servizio è andato. Perché le gambe non ci stanno più bene, il dritto non faceva così tanto danno. Sembrava veramente una partita che si sarebbe dovuta iniziare al quinto set. Una cosa pazzesca perché Mario, se ci pensate, è andato in crescendo con più il tempo passava, in realtà doveva essere il contrario. Non è stato così, ma delle volte capita che i volponi, cioè Mario per me non è un volpone, i volponi sono quei due che sono ancora sulla nuvoletta qualche migliaio di metri più in alto rispetto agli altri e
rischia veramente di mettersi in una situazione nefasta. La partita, ma così non è stato, è stata una partita complessa, secondo me contro Davidovic Fokina serviva a giocare un tennis di maggior livello, serviva a vincere in 3 set perché sta lasciando un po' di energie dietro che potrebbero essere cruciali per una partita potenzialmente che sarebbe proibitiva per le bet, perché comunque affrontare un Medvedev in semifinale per me è proibitiva per le bet. Tipo faranno 3:30 Berretta e 1:25, 1:30 Medi. Quindi potenzialmente se becchiamo Ruud, se becchiamo Pola, quarti, se becchiamo Fokina sarebbe bene vincere in 3 set in meno di 3 ore per poi essere pronti alla partita con Medvedev che sta spaccando tutti gli avversari. Per il momento ha trovato tutti gli avversari di bassa taglia. Io ringrazio per aver visto il video, non ho nient'altro da aggiungere, vi ricordo sempre di fare le seguenti cose, lasciare like, iscrivervi, condividere il video che dovrebbe per tutti e commentare con la vostra idea. Da me è tutto.